Diamo risposta al grido dei poveri, non come quelli che allontanano le persone che chiedono, ha detto Papa Francesco ai giovani dell'Asia nel suo viaggio in Corea. E in questa palazzina di tre piani a Seongnam, città di 1 milione di abitanti alla periferia sud della capitale Seul, la risposta sono 550 pasti distribuiti ogni giorno ai senza tetto, anziani e disoccupati, le docce, il barbiere, la distribuzione dei vestiti, un piccolo dormitorio al terzo piano e al secondo l'ambulatorio, l'avvocato, l'aiuto per trovare lavoro, il counseling per la fede. E c'è anche una piccola fabbrica che fa sacchi della spesa. È Hanna House, la casa di Anna, fondata nel 1998 da padre Vincenzo Bordo, missionario italiano degli Oblati di Maria Immacolata. Ho iniziato stando a fianco dei poveri e loro mi hanno detto: abbiamo fame, allora facciamo un pasto serale. E poi domani cosa fai? Non mangio, allora facciamone due, facciamone tre, ascoltando i loro bisogni. Padre, io sto male, ho bisogno di un ospedale, ho bisogno delle medicine. Proviamo a trovare dei dottori volontari per fare un piccolo ambulatorio. Cioè, tutto quello che vedi qua intorno, questa realtà, la mensa, le docce, il taglio dei capelli, i vestiti, l'ambulatorio, la consulenza legale, psicologica, è nata dall'ascolto di persone che sono venute a dire: io sono capace di far questo, posso far questo per i poveri. È stata questa condivisione, questo ascolto, e chi ha donato con gioia. Quello che noi desideriamo non soltanto dare, rispondere ai bisogni primari, che lo facciamo perché sono immediati, ma dare la possibilità di iniziare una nuova vita con una nuova dignità umana. 600 sono i volontari che aiutano padre Vincenzo, che per la casa di Anna ha ricevuto quest'anno il premio Ho Ham, il Nobel coreano per la carità. Sono divisi in 30 gruppi di 20 persone. Anna è cattolica, ma la maggioranza non lo è. In Corea we have too many poor people. In Corea ci sono troppi poveri che non hanno casa, famiglia o lavoro. Vivono in condizioni difficili e alcuni si arrendono. Some people give up their life. So I think we have to help him. Ritengo che dobbiamo aiutarli. Diamo loro cibo, vestiti e alcune nozioni educative. Io vengo qui due volte al mese. So we came here two times a month. La gente normale, quella che incontrano nelle parrocchie ogni domenica quando vado, chiedo le offerte, sono grazie a loro che la casa di Anna va avanti. È l'obolo della vedova povera, in fondo, che porta avanti questa struttura. È una struttura che non ha aiuti dello Stato, ma che vive con tutto quello che la gente dà e che condivide con i poveri. È chi soffre che comprende i poveri. Ma la casa di Anna è anche un centro di prima accoglienza per ragazzi di strada, spesso abbandonati dai padri separati che si rifanno una famiglia. David è stato il primo che padre Vincenzo ha tolto dalla strada, 16 anni fa, dopo la fuga dall'orfanotrofio, e oggi lavora dal gommista di fronte alla casa. Quando sono arrivato qui è stata una cosa bellissima, perché ho trovato una nuova famiglia, ho trovato degli amici, dei ragazzi, alcuni studiano, altri lavorano, è iniziata una nuova vita. Escono di casa, sono abbandonati, lasciano la famiglia perché ci sono gravi problemi, violenza, alcolismo, povertà. Il primo obiettivo è riconciliarli con la famiglia e rispedirli a casa quando è possibile. Se questo non è possibile, aiutarli a finire gli studi superiori per diplomarsi e iniziare una vita con dignità. Questa è una delle quattro case famiglia gestite dalla casa di Anna, che ospitano circa 40 ragazzi come Kim. Sono passato da un orfanotrofio all'altro, ho cambiato diverse strutture, poi sono finito sulla strada e sono arrivato qui. Ho superato l'esame di Stato, però non sono contento del risultato, voglio studiare di più per andare in un'università migliore e proseguire gli studi universitari. Questa casa per gli ultimi di Seul rischia però la chiusura nel 2018, se non verrà rinnovato il contratto per l'uso dello stabile principale. Andar via significa chiudere, perché non c'è un posto dove poter accogliere. Nessuno vuole una struttura così vicino alla propria casa, nessuno la vuole. Quindi tanta preghiera, l'aiuto del Signore, e confidiamo nel Signore.